da quella parte e da questa parte, partendo praticamente da dove siamo scesi dalla statale fino ad arrivare poi al polo tecnologico, praticamente è una sequenza ininterrotta di cave, no? Cioè, da quella parte non la vediamo perché hanno creato questo arco, no? Ma sia da questa parte che da quella parte, partendo di qua per diciamo 3-4 km, è tutta una cava, no? È tutto uno sbancamento che hanno fatto. In questo punto più profondo, in altri punti un po' meno profondi, tolto. Qui diciamo che siamo sui 20-30 metri, più avanti siamo solo a 5-6 metri, di là sono decisamente, dove non si vede, molto profondi. Allora, le altre volte venivamo qui, dunque qualche volta siamo stati spruzzati da questi idranti, qualche volta siamo stati, non dico minacciati, ma comunque avvicinati con delle macchine, vetri scuri, abbassati, ci hanno chiesto cosa volevamo, cosa facevamo. Vabbè, noi non facciamo niente di male, semplicemente ci rendiamo conto di che cosa sta diventando il nostro territorio. Abbiamo parlato soprattutto con i sindaci, le istituzioni, quindi sia la provincia che la regione. Abbiamo ottenuto solo parole. Dire che sono venuti anche i politici, no? Sono venuti i giornalisti, ci hanno ripresi, alla fine dei conti tante parole, tante promesse da tutti i partiti che sono venuti, indistintamente da una parte e dall'altra. Promesse, facciamo, diciamo, niente. Quindi questa zona è una zona dove assolutamente non dovevano essere fatte discariche e non dovevano essere nemmeno fatte cave e soprattutto fatte in questo modo qui, dove persino i bambini che noi portiamo in gite eccetera, quando scendono la prima cosa che ci chiedono è come fate a riempire questo buco? Perché è ovvio che uno guarda e dice quando lo riempiremo questo buco? Se non di rifiuti, che è il business dell'oggi, no? Perché non sappiamo dove metterli e quindi... Sì, infatti si parlava prima, se non c'è un'emergenza si va a creare. Se c'è un'emergenza dice, là c'è un buco, bisogna riempirlo. Che bello, riempiamolo! Sì, ma è così, no? È così. Abbiamo visto lì a Napoli, che sì, non c'è emergenza, sì, si va a creare per poter utilizzare il buco, no? Oggi i giornali titolavano per Palermo, stamattina ci sono per Palermo l'emergenza. Vanno creati. Poi ti dico, i vincoli che dà il comune, no? Dice là non si farà una discarica. Poi il prefetto dice no, là si fa, perché c'è fatto l'emergenza, si va a riempire. Il sindaco parla, poi alla fine conta fino a un certo punto. Una volta che siamo arrivati a pelo della falda, ampliamento dall'altra parte, quindi qui questo qui diventerà un buco enorme profondo 25 metri. Senza accordi sul recupero ambientale? No, l'accordo sul progetto c'è visto, un bosco invecchiare, Gigantesco a 25 metri. Piantumare alberi a 25 metri, qui vedrete, un buco profondo 25 metri, teoricamente, con tutti gli alberi piantati. È tutto gigantesco, eh? Poi, ecco, poi tutto quello perché recuperi ambientali, tutto quello che abbiamo visto, per adesso non ne abbiamo visto ancora uno, perché tutte le volte che si presenta il progetto di una cava, il progetto obbligatoriamente per legge deve essere previsto il recupero ambientale. Però il recupero ambientale fino adesso non ne abbiamo ancora visto. La norma di legge. No, qui comincia la vera zona turistica, perché qui avremo un bosco a 25 metri, quindi dantesco.
Adesso partiremo, andremo verso la Edilcave e lì abbiamo l'altra grande attrazione turistica, una cava in falda su cui noi potremo fare snowboard, sci in acqua, potremo pontile dove attaccheranno i motoscafi per fare lo sci d'acqua. Cioè, previsto c'è proprio scritto che è per la pesca, c'è proprio il passeggio, c'è proprio scritto che così la popolazione avrà modo di stare amenamente, c'è proprio questo termine, no? Infatti noi lo chiamiamo il laghetto ameno. Ameno 46. Un commento su questo Luna Park che stanno per costruire? Hai detto bene, hai usato il termine Luna Park, è veramente un bel parco di divertimento, perché si può solo più ridere davanti a queste cose. Come vedi là in fondo c'è l'ex discoteca che si chiamava una volta Sport, che adesso è solo una balera prevalentemente liscio. Però io anche lì ci ho fatto la mia infanzia a giocare al ballo da ragazzino. Quindi adesso devono aggiornarsi con le attrattive dalla discoteca, possono qualcos'altro. Sì, ci saranno le ottime attrattive qua. Infatti non avranno anche bisogno di usare molta corrente per fare gli effetti luminosi, perché un po' qua sarà tutto luminescente. Verde fosforescente. Pensa chi ha fatto il sacrificio a costruirsi la casa qua e se l'è vista svalutare all'inverosimile. Qui hanno venduto sarà colpa nostra se inteso qua parlano solamente di cave, non parlano di discariche, abbiamo parlato di luminescenza, però siccome sappiamo che sistematicamente ci provano, chi lo sa se domani diventerà una discarica anche qua. Di sicuro il territorio viene reso veramente una cosa.